un regalo atteso e per il quale ci si è preparati con cura nella preghiera e nella riflessione. Così, quando il cardinale Scola arriva nella bella chiesa di San Giorgio, è l'intera Val Gregentino che si ritrova intorno all'arcivescovo. Accolto dalla trentina di chierichetti del paese, il cardinale giunge in questo angolo della Brianza lecchese, dalle antiche solide radici cristiane, per presiedere l'Eucaristia nei 450 anni della parrocchia, fondata da San Carlo Borromeo l'11 ottobre 1566. Grazie per questo regalo a nome della comunità parrocchiale, che le vuole bene. Un grazie che è vicinanza, attesa di una parola buona ed indicazioni per il nostro cammino, guidato dalla Madonna del Rosario, dice nel suo saluto di benvenuto il parroco Don Enrico Vitali. Accanto all'altare maggiore è posta infatti la statua della Madonna del Rosario, cui i fedeli sono particolarmente devoti. Concelebrano l'Eucaristia i sacerdoti natii e Don Andrea Mellera, responsabile per la pastorale giovanile dell'area omogenea di cui fa parte Val Gregentino, con Villa San Carlo, Olginate, Garlate e Pescate. I riferimenti alla liturgia propria della festa della Madonna del Rosario, con la lettura tratta da Atti, che narra la presenza di Maria e degli Apostoli nel Cenacolo. Siamo qui riuniti in modo simile a loro, osserva il Cardinale, attraverso l'Epistola ai Galati, il pensiero e l'edificazione della grande famiglia cristiana. Da qui una prima importante indicazione. Questo essere figli nel Figlio suo Gesù Cristo è veramente un punto di riferimento decisivo per la tua vita, la mia vita. Poi richiama il Vangelo con l'Annunciazione. Ecco, spiega il Cardinale, la grande frase che dovrebbe sostenerci ogni giorno: nulla è impossibile a Dio. Dobbiamo anche noi riprendere, carissimi, nella nostra vita questa attitudine di fede piena, perché di questo ha tanto bisogno l'uomo di oggi. Ha tanto bisogno la nostra realtà di Chiesa Ambrosiana e di Chiesa Universale, ha tanto bisogno il nostro territorio civile ed ha tanto, tanto bisogno tutto il nostro paese e l'Europa intera. Per questo occorre essere cristiani autentici. Cristiani radicati, fondati nel loro cuore sulla presenza dello Spirito di Gesù risorto e pertanto disposti a comunicare a tutti coloro che incontrano, secondo il proprio temperamento, con semplicità, a far trasparire la bellezza di questo gesto che stiamo compiendo insieme, a invitare i tanti nostri battezzati che hanno perso la via di casa a riprenderla con delicatezza e contatto, ma anche di non tenendo nascosta la bellezza del proprio vivere, la vita secondo la fede, la speranza e la carità. La raccomandazione a tutti, ma specie ai ragazzi, perché appena tornati a casa non si buttino subito sulla televisione, ma recitino qualche decina di rosario, che è preghiera bellissima, perché la Vergine faccia riscoprire la bellezza appunto di essere figli del Padre Celeste. E infine qualche consegna alla comunità di Val Gregentino, fatta di circa 550 famiglie, che procede con una direzione di cammino fedele alla Chiesa, all'indicazione del Papa e dell'Arcivescovo, ma dove non manca qualche difficoltà, tipica di oggi. Per esempio il forte calo dei matrimoni. Bisogna aiutare i ragazzi ed i giovani, lo dico ai papà, alle mamme, ai nonni, alle nonne, che non devono fare solo i babysitter. Devono contribuire all'educazione dei nipoti senza scavalcare i genitori, perché tante cose i piccolini le imparano più facilmente dai nonni, per esempio il valore della sofferenza, il senso del morire, la modalità e la serietà della fedeltà e del lavoro. Quindi tutti dobbiamo sentirci come famiglia, anzitutto chiesa domestica, ma anche come famiglia parrocchiale e anche come società civile dobbiamo sentirci coinvolti nell'educazione completa dei nostri ragazzi, che devono imparare a voler bene, imparare ad amare.